DOP, DOC, DOCG, IGP e IGT sono le sigle che conosciamo, nate per tutelare i vini secondo le loro caratteristiche climatiche e ambientali. E siccome il clima cambia, cosa sarà di queste sigle? Si dovranno rivedere le componenti geografiche. Le viticolture dovranno spostarsi verso nord, verso l'alto, in montagna, per trovare le stesse condizioni e mantenere le caratteristiche biochimiche dell'uva. Questo potrebbe però avere un forte impatto sugli ecosistemi montani, richiedendo un maggiore impiego di acqua per l'irrigazione. Potrebbero essere rivisti anche gli usi dei pesticidi. Una minima variazione della temperatura durante la stagione di crescita della pianta può esporla a infezioni e parassiti, che incidono sulla qualità e la quantità del raccolto. L'aumento della temperatura del pianeta di 2 gradi potrebbe provocare la scomparsa della metà delle aree attualmente coltivate a vite. La soluzione prospettata è diversificare il più possibile le coltivazioni, alternando vitigni già da tempo coltivati con altri più idonei alle nuove condizioni. Solo in Lombardia ci sono 5 DOCG, 21 DOC e 15 GT e un export di vino che già nel 2019 valeva 284 milioni di euro. È quindi urgente agire per impedire la scomparsa di alcuni vigneti a livello locale. A livello globale, il futuro della viticoltura dipende dalla nostra capacità di ridurre le emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale.